Ciao amici! Sembra proprio che la colazione sia un tema molto sentito da tantissime persone. E siccome molti mi avete chiesto di fare un nuovo video sulla colazione, eccomi qui! Ecco le vostre domande più frequenti. Al mattino ho pochissimo tempo, non ho sempre la stessa fame, io devo correre fuori prestissimo, faccio turni di notte e la colazione viene a orari assurdi. Capisco, ci sono tante situazioni complicate e non tutte le mattine sono uguali. Anche a me capita di non avere tempo per fare la giusta colazione, soprattutto quando sono in viaggio. E allora oggi vediamo alcune proposte per una colazione nutriente e veloce da fare al volo. Tra l'altro va bene per tutti, non solo per chi lavora. Mica siamo sempre solo al lavoro, no? Ogni tanto si viaggia magari, si fa altro, no? Noi lavoriamo e basta, mica possiamo stare in metro con la ciotola del latte vegetale, i biscotti, il tè, il pane, la marmellata integrale. Ma no, certo. Ora vediamo cosa fare. Nel frattempo mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. La soluzione di oggi arriva dalla Foodspring, ormai i miei cari amici che sponsorizzano questo video. Quando siamo proprio di fretta e abbiamo poco tempo, possiamo usare le proteine vegane in polvere. Ma sei fissata con sta roba vegana? Guarda, le proteine vegane della Foodspring hanno due vantaggi per tutti. Uno, sono a base di proteine vegetali di alta qualità provenienti da piselli, canapa, riso e semi di girasole. Così il profilo di aminoacidi è molto ricco e l'assorbimento è immediato. Due, non contengono allergeni più comuni come la soia e il lattosio e così sono adatti a tutti, anche ai bambini e ai ragazzi. In particolare per loro, se non hanno voglia di fare colazione quando vanno a scuola, basta rifilargli un bel bicchierone di latte vegetale con le proteine. Così almeno sono nutriti e non vi possono raccontare che gli resta la colazione sullo stomaco. Quante mamme hanno risolto in questo modo? Ma torniamo a noi grandicelli e ai vantaggi della colazione proteica. Per esempio, non fa venire fame fino all'ora di pranzo. Così si evita di mangiare schifezze piene di zuccheri e grassi industriali o pizzette e focaccine piene di colesterolo. Nel video di oggi vi faccio vedere due nuovi gusti, gustosissimi, banana e caffè. Io faccio così, se proprio il tempo è uguale a zero, io prendo uno shaker, una tazza di latte vegetale, due bei cucchiai di proteine vegane, agito bene e me lo bevo al volo. Se sono ispirata aggiungo un po' di polvere di cacao o di cannella. A volte metto lo shaker in borsa e lo bevo dopo insieme a una barretta Foodspring, mia preferita Paleo Bar, sempre vegana, oppure la Protein Bar di cui ho parlato in questo video. Quando invece ho un pochino più di tempo, faccio così. Se ho voglia di frutta, di qualcosa di fresco, prendo della frutta, la taglio a pezzetti e ci verso sopra una cremina fatta con del latte vegetale e le proteine alla banana, un po' dense. Se ho voglia di più carica, metto le proteine vegane al caffè direttamente nel latte vegetale e poi mi mangio fiocchi di mais oppure muesli. Scusa, ma non fai prima con un cappuccio e una brioche al bar? Quando abbiamo poco tempo e comunque in generale, la cosa più sbagliata da fare è riempirsi di zucchero bianco. Dopo il primo picco glicemico che sembra dare energia, segue il brusco calo che porta ad avere sonnolenza, stanchezza, quel senso di stordimento e blocco mentale, mancanza di concentrazione. Molte persone seguendo i miei video hanno finalmente capito che era proprio lo zucchero a causare quel senso di stanchezza. Hanno cambiato abitudini e sono rinate. Provate anche voi la differenza e sappiatemi dire, mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Tra l'altro, lo zucchero bianco nutre la massa grassa, mentre invece le proteine nutrono la massa magra. Come dico sempre, al mattino le proteine saziano, fanno sentire più sostenuti, nutriti e ci portano fino a pranzo senza avere cali e buchi nello stomaco. Bene, con i prodotti di oggi sapete cosa fare. Con o senza tanto tempo, la colazione con le proteine va sempre bene. Come sempre, trovate in descrizione il codice sconto e il link al sito della Foodspring per ordinare i prodotti con il 15% di sconto. Ottima convenienza, e risparmiare fa bene anche alla salute. Se queste informazioni vi sembrano utili, condividete questo video e iscrivetevi al canale, così potete seguire tutti i miei consigli e tante altre ricettine per la colazione e per tutti i momenti della giornata. E attivate le notifiche così non perdete le novità e le ultime uscite. Pubblico video tutti i giorni comunque.
E seguitemi anche sui miei social, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram, perché metto tanti consigli e mi potete seguire anche da lì. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Con Simona Vignali, la rifaccio. Ma torniamo a noi, ma non troppo.